raccontavano i nostri avi, raccontano oggi, racconteranno certamente ancora alle generazioni future l'antica tradizione della venuta a diamante della prodigiosa immagine dell'Immacolata. È venuta dal mare. Una stupenda statua lignea ricavata da un tronco di ulivo selvatico, le mani incrociate sul petto, nel tipico atteggiamento dell'Immacolata, veniva trasportata per mare verso qualche cittadina rivieracca. Quando la nave giunse all'altezza della costa di Diamante, inspiegabilmente si fermò. L'equipaggio, che non sapeva spiegarsi la causa dell'improvviso arrestarsi della nave, vide con grande meraviglia la mano destra della statua staccarsi dal petto e con gesto lento e solenne indicare l'abitato di Diamante e immobilizzarsi in quel gesto. Gente semplice ma profondamente religiosa, l'equipaggio subito intuì il significato del prodigio. Puntò la prua verso Diamante e la nave docilmente si mosse. Il popolo, vedendo una nave che si apprestava a gettare l'ancora, si riunì numeroso e poté accogliere con profonda commozione quella statua che sarebbe stata per sempre la sua Immacolata. Il parroco salutò con parole fervide la venerante immagine e volle fare un patto. Promise filiale attaccamento e devozione e chiese alla Vergine di preservare per sempre Diamante dalla guerra, dalla fame e dalla peste. E la Vergine giurò. Tre dita della mano sinistra, che era chiusa sul petto stringendo il mantello, si schiusero come segno che il patto era stato accettato. Così raccontavano, così raccontiamo, così racconteranno. Ascoltiamo della viva voce da un testimone dell'epoca l'origine del fatto dell'incoronazione. Aveva in quell'epoca la sartoria, dunque una sartoria che la sera, specialmente nelle serate fredde, si riunivano tutti gli amici miei di una certa posizione sociale a passare un po' di tempo. Mentre una sera c'era l'avvocato commendatore Arturo Vanni e l'arciprete Don Giovanni Caselli, mi venne l'idea a me di incoronare la Madonna. Comunicai l'idea a Don Giovanni, il quale sia lui che l'avvocato Vanni mi distolsero dicendo che non era cosa a qualunque costo, perché era cosa esorbitante, che ci voleva di denaro, di oro e di perle preziose. Io le dissi: la Madonna si dovrà incoronare. Cammino io nel paese bussando porta per porta a chiedere tutte queste cose che occorrono. Va bene, domani ne parleremo, disse io, la notte porta consigli. L'indomani l'arciprete è venuto da me e mi disse: Robert, sta bene ciò che tu hai ideato di incoronare la Madonna. E difatti il giorno dopo incominciamo il giro del paese raccogliendo, come una gara che fecero i diamantesi, dando oro, brillanti e altre pietre preziose che si vedono adesso sulla corona incastonate. Il corpo musicale Immacolata Concezione del nostro circolo cattolico Gesù Borsi
sotto la sagace guida dell'ottimo professor Francesco Patera, diè principio alla grande festa e per tre giorni svolgeva programmi di musica lirica e sinfonica. L'alba del 12 agosto spuntò e fu salutata da 21 corpi di mortaretti. È stato girato in occasione della solenne celebrazione del cinquantenario dell'incoronazione dell'Immacolata. Vuole essere la testimonianza visiva dello spirito di tutto un popolo che celebra il proprio passato, il punto spontaneo dell'incontro dell'anima che ha voluto racchiudere in questa celebrazione un doveroso tributo al passato e un monito per l'avvenire. Ecco il mare da cui ci è venuta Maria. Lo splendido arco, testimone delle memorie passate, monito per il nostro futuro. Diamante si protende verso l'azzurro come prua pronta a salpare verso l'alto. Ha accolto con il suo abbraccio incantato di spuma e d'azzurro tutti coloro che con il suo popolo hanno voluto celebrare questo evento. Diamante è andata via via aumentando la sua importanza turistica. La sua felice posizione naturale, il clima mite e salubre, il suo meraviglioso lungomare, la cordialità del popolo attraggono ogni anno di più. I numerosi turisti possono trovare i prodotti dell'artigianato locale, pittoresche bancarelle con i prodotti più svariati. Il nostro mare, anche se non in grande quantità, fornisce pesce fresco e pregiato. I nostri laboriosi contadini portano in vendita una grande varietà di prodotti della nostra terra.
attrattiva principale è costituita dalla meravigliosa spiaggia, senz'altra una delle più belle del Basso Tirreno, e dallo splendido mare pulito, dei toni di un incomparabile azzurro che invita alla distensione e alla pace. Sulla spiaggia, costellata da variopinti ombrelloni, si trascorrono ore serene. I bimbi giocano in libertà, gli adulti si riposano beati, o, variazione alle occupazioni quotidiane, si dedicano alla pesca. Solo io e te, tutto a metà, così, tutto il giorno così, il mare ci racconta di sé, di sé, magia di un'isola. Chissà dove va, così tutto il giorno così. Diamante vanta un'antica e gloriosa tradizione musicale. Da poco tempo, per rinverdire gli antichi allori, è sorta una simpatica banda dedicata all'Immacolata Concezione, formata tutta da ragazzi dagli 8 ai 13 anni, che hanno profuso tutto il loro entusiasmo per la buona riuscita dell'iniziativa. È un mezzo per interessare i ragazzi, per dare loro un centro di attività per abituarli a fraternizzare e responsabilizzarsi. Proprio a questi ragazzi è stato affidato il compito di accogliere il 18 di giugno i circa 700 giovani del Centro Sportivo Italiano provenienti da tutte le regioni d'Italia che hanno voluto celebrare tra Acquappesa e Diamante la loro annuale festa sportiva nazionale. Delle manifestazioni di grande interesse che hanno fatto corona all'evento della celebrazione del cinquantenario. Thank you.
quarzo di Cirella, il simpatico Pierino, si è imposto con facilità nella gara dei 2000 metri, dimostrando autentica tempra di atleta che lascia sperare più alti traguardi. Forza Pierino! Per ricordare il cinquantenario. La Coppa, al di là dei meriti sportivi, è stata assegnata al Comitato del Friuli quale partecipazione fraterna al loro lungo e tormentoso soffrire per il grave disastro sismico che ha messo a dura prova la loro tradizionale forza contro gli avversi eventi. Manifestazioni degne di un evento religioso di tanta importanza come il cinquantenario dell'incoronazione, è stata invitata tutta la cittadinanza affinché contribuisse con proposte e con la viva collaborazione. Un buon numero di persone ha partecipato alle diverse riunioni impostando un programma di massima subordinato alla consistenza delle offerte raccolte. Assistiamo appunto ad una riunione del comitato tenuta nel mese di giugno. Tra coloro che si sono di più impegnati nel paziente lavoro di raccolta e nella realizzazione delle iniziative meritano una particolare menzione Pasquale Cirillo, Ciccio Caselli, Aldo Perrone, Vincenzo Oliva e Pinuccio Matera. Cinquantenario dell'Immacolata per Diamante è un fatto veramente importante, per cui si è pensato di non ridurre a una celebrazione soltanto nei giorni 12 e 13 di agosto il festeggiamento dell'Immacolata, ma di abbracciare, se è possibile, un intero periodo dell'anno. Difatti abbiamo incominciato il giorno 17 di maggio celebrando una lunga missione come fondamento e preparazione all'evento salvifico della incoronazione della Madonna. Il 18 di giugno si è celebrata la festa sportiva, il 9 di luglio si celebrerà il cinquantenario dell'Azione Cattolica con la presenza del Presidente Nazionale dell'Azione Cattolica, il 16 di luglio porteremo finalmente la Madonnina sul trono preparato sul lungomare. Il 6 d'agosto celebreremo la Santa Cresima, così il 12 sarà veramente il culmine di una festa religiosa che deve incidere in maniera profonda
sull'animo di quelle che a Diamante sono legate per affetto e per tradizione alla Vergine Immacolata. L'immagine ora inquadra l'attestato del capitolo Vaticano che decreta l'incoronazione della nostra Vergine Immacolata. È privilegio del capitolo Vaticano assegnare ad alcune statue insigni per meriti antichi di venerazione, di miracoli, che hanno veramente dato nella storia del luogo qualcosa di eccezionale, un capitolo, il privilegio di questo capitolo Vaticano assegnare l'incoronazione. Nel quadro delle solenni manifestazioni commemorative dell'incoronazione ha assunto un ruolo di grande rilevanza la celebrazione del cinquantenario di fondazione a Diamante dell'Azione Cattolica Femminile. Un triduo ha preparato la giornata conclusiva. In una commossa rievocazione, la Presidente dell'Azione Cattolica, signora Ida Leone Magurno, ha ricordato lo slancio dei primi passi e la profonda connessione di questo cinquantenario con la vita religiosa di Diamante. Una veglia biblica ha creato un'atmosfera di grande raccoglimento religioso e ha sottolineato l'impronta di essenziale contenuto spirituale che si era voluto imprimere alla commemorazione. Domenica 9 luglio la chiesa era gremita di folla. Il discorso commemorativo, assente per gravi motivi familiari, il presidente nazionale professor Mario Agnes, è stato tenuto da Dino Boffo, segretario generale dell'Azione Cattolica. Ha presentato l'Azione Cattolica come scuola di formazione, come speciale servizio e come presenza carismatica. Ha sottolineato il ruolo dell'Azione Cattolica come coscienza critica della società e degli avvenimenti contemporanei. Da tutte le parti della diocesi, le associazioni sorelle hanno voluto unirsi al gaudio di quella di Diamante. Fin dal mattino era giunto un pullman da Bisignano, guidato da Monsignor Luigi Longobucco, che da giovane seminarista era stato presente all'incoronazione, e un pullman di San Marco, con Monsignor Francesco Siciliano, assistente diocesano dell'Azione Cattolica, e col presidente professor Lucio Cipolla. Nel pomeriggio sono arrivate delegazioni da Rose, San Giacomo di Cerzeto, Sartano, Cetraro, San Cineto, Belvedere. Erano presenti tutte le autorità locali. Ha presieduto la solenne concelebrazione Sua Eccellenza Monsignor Augusto Lauro, delegato della Conferenza Episcopale Calabra per l'Azione Cattolica. Ha chiuso la giornata l'esibizione sul lungomare del gruppo Gen Sole, che ha dimostrato come si possa fare spettacolo in maniera moderna e giovane e nel medesimo tempo offrire materia di seria meditazione.
La banda della Marina Militare, nel tardo pomeriggio del 16 luglio, fra due ali di popolo festante, sfila solenne e marziale, aprendo il corteo per l'inaugurazione del monumento, eretto in onore dell'Immacolata e in memoria dei caduti di tutte le guerre. Il sindaco professor Ludovico Fabiani ha tagliato il nastro. Don Leonardo Aloise ha benedetto la statua. L'arciprete Monsignor Don Pasquale Grandinetti ha pronunziato il discorso. Iniziando ha detto: riecheggiano ancora limpide nell'aria le note del silenzio. Nel cielo della sera vengono memorie di infanzia e presagi d'eterno. Si raccolgono intorno a noi i nostri caduti. Emergono dalle profondità dei mari, vengono dai monti nevosi, dagli acquitrini, forti del loro martirio, e vengono ad abbeverarsi a questo nostro convito di gratitudine e di affetto. Ha poi proseguito: l'Immacolata è la madre comune dei diamantesi, che veglia sui suoi figli, e noi abbiamo voluto che vegliasse sui figli caduti nelle guerre. Essi hanno diritto che Maria abbia per loro uno sguardo particolare. Quando giunge la fine, lo sguardo, il cuore, vanno alla mamma,
ultima visione prima che gli occhi affoghino nell'invetriatura dell'agonia. E insieme alla visione della mamma terrena, certamente avranno avuto quella della mamma celeste, dell'Immacolata. Per questo noi li affidiamo alla sua materna protezione, affinché uno per uno li ricorda i fratelli, così è scritto nella lapide, e faccia fruttificare nella pace il loro olocausto. Ha poi concluso. L'angelo scendeva a Nazareth per annunziare la nascita del Redentore e salutava la Vergine. Ave Maria. E noi proseguiamo. Prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. La nostra morte quando verrà? Quella dei fratelli è già avvenuta. Per loro Maria, la nostra prece che sale dal cuore. Della Marina, magistralmente diretta dal maestro Vittorio Manente, ha eseguito con grande sensibilità e rara maestria un programma vario e gradevolissimo. Al maestro Manente, che finalmente poteva esibirsi nella sua diamante, e a tutto il corpo musicale, la cittadinanza ha espresso in maniera cordialissima il suo entusiasmo. Thank you.
6 agosto incomincia il solenne novenario. Dopo aver celebrato Maria e la comunità nel primo giorno, con la presenza di tutta la civica amministrazione, con una solenne concelebrazione alla quale hanno partecipato tutti i sacerdoti della vicaria, e Maria e i giovani, con una sentita e vissuta relazione dell'universitario Piero Ordine, sabato 5 agosto si celebra Maria e il Mare. La piccola statua dell'Immacolata, portata da un gruppo di fanciulle, è condotta al porto. La partecipazione è corale. Gruppi umani affoltano le balconate del lungomare. La banda dell'Immacolata accompagna la sua titolare. Nel raccoglimento della terra incipiente, su una barca, viene celebrata la Santa Messa. Poi, organizzato dal club nautico di Diamante, sfila nella notte un numeroso corteo di motoscafi. Le luci sull'acqua creano fantastici riflessi. Infine esplode nella notte il fantasmagorico carosello dei fuochi pirotecnici. Thank you.
preceduta da una lunga e paziente preparazione che ha voluto offrire ai ragazzi l'occasione di maturare gli indegni battesimali, il 6 agosto, Sua Eccellenza Monsignor Augusto Lauro ha amministrato il sacramento della Cresima e ha dato la prima comunione a un gruppo folto di ragazzi e di bambini. Agosto, l'improvvisa morte di Paolo VI ha fatto variare il programma e si sono officiati i suoi solenni funerali. Il giorno 8 abbiamo celebrato Maria e l'Infanzia, relatrice una suora del Santo Costato. Il giorno 9 il seminario diocesano con il suo rettore Monsignor Crusco ha animato la serata dedicata a Maria e all'Eucaristia. Giorno 10, padre Cattoretti del convento di Santa Maria delle Grazie di Milano ha tenuto viva la veglia dedicata ai misteri del Gaudio. Tutta Diamante ha fatto corona a coloro i quali avevano ricevuto il battesimo nel 1928 o avevano ricevuto la cresima nel medesimo anno in occasione della solenne incoronazione dell'Immacolata. Non ci vogliono 9 mesi per fare un uomo. Ci vogliono 50 anni. 50 anni di lavoro, 50 anni di fatica, 50 anni di sacrifici, 50 anni di tensione e di logorio. 50 anni soprattutto di molta volontà. Ci vogliono 50 anni per fare un uomo. Padre Cattoretti, dopo aver formulato gli auguri ai battezzati e ai cresimati del 1928, ha chiuso dicendo: se avrete capito che essere cristiani è la cosa più splendida che possa capitare, allora questa sera sarà una buona sera.
preparativi e la nostra cittadina si adorna per il grande giorno. L'approssimarsi del 12 agosto ha messo in moto una serie di manifestazioni di carattere sportivo, folcloristico popolare e culturale. Di pittori, alcuni locali, altri provenienti da diverse parti d'Italia, hanno allestito mostre delle proprie opere. Ad una di queste è intervenuto Sua Eccellenza Dario Antoniozzi, Ministro dei Beni Culturali. L'alba di un nuovo giorno, un mondo intatto ed immacolato
sereno e innocente, silenzioso e raccolto, si prepara a celebrare il giorno tanto atteso. Lontano fra i monti, il quotidiano miracolo del sole che sorge suscita sempre incantato stupore. Il mare ne accoglie i bagliori iridescenti con gratitudine. Si risveglia la vita. Le vie si animano di festosa attività. La banda dell'Immacolata ricorda a tutti con note gioiose e squillanti il clima di festa. Solenne conclusione è vicina. Tutti si affrettano verso la chiesa per l'inizio della solenne processione.
dalla sua casa per visitare i suoi figli. Si affaccia premurosa alla finestra e ai balconi di ogni famiglia per sentirne i bisogni, condividerne i problemi, per consolare gli affanni e dare supporto e sostegno. Diamante, un'autentica marea umana segue la sua madre e regina.
al monumento all'Immacolata, Sua Eccellenza Monsignore Enea Selis, Arcivescovo di Cosenza e Amministratore Apostolico delle Diocesi di San Marco e Bisignano, si unisce al corteo. Festosamente addobbato, Sua Eccellenza Monsignor Selis, circondato dal clero e dall'autorità, officia il rito eucaristico. Dinanzi a un'immensa folla di diamantesi, di turisti e di tanti provenienti dai paesi vicinori. All'omelia, l'eccellentissimo presule, dopo aver ricordato la tradizione della venuta a diamante dalla Madonna, esorta alla filiale devozione a Maria, segno sicuro di speranza in tempi di così grande insicurezza. Finita la messa, l'eccellentissimo arcivescovo ripete la cerimonia dell'incoronazione. Chiamato figlio dell'Altissimo, il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà più fine. Allora Maria disse all'angelo: com'è possibile? Non conosco uomo. Le rispose l'angelo: lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra, la potenza dell'Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato figlio di Dio. Vedi, anche Elisabetta, tua parente della sua vecchiaia, ha concepito un figlio e questo è il sesto mese per lei che tutti dicevano sterile. Nulla è impossibile a Dio. Allora Maria disse: eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. E l'angelo partì da lei. Parola del Signore. Gloria a Dio.
terminato il rito della celebrazione eucaristica, ripeteremo la cerimonia dell'incoronazione. Vergine Immacolata, come per le nostre mani, sei coronata qui in terra, così meritaci da Cristo la grazia di essere coronati in paradiso. Per Cristo nostro Signore. Ecco, adesso la corona ritorna come nel 1928 sulla testa della Vergine. Vieni e sarai incoronata. L'augusta mano di Sua Eccellenza poggia sul capo della Vergine. La corona che i vecchi avi nel 1928 hanno fabbricato con i loro sacrifici e la loro fede. Noi questa sera, sotto la volta di questo cielo, ripetiamo nella fede il medesimo gesto. Ecco, e tornano all'approdo delle memorie, ritornano a popolarsi questi nostri luoghi della presenza cara, quelle che animarono nel 1928 questa nostra celebrazione. Monsignore Serano, il vescovo Pio Messana, in una felice coincidenza della provvidenza, un altro vescovo, Pio e Bruno, santo e dotto, che viene dalla Sardegna, poggia dopo 50 anni sul capo di Maria la stessa corona. E Don Giovanni Caselli, Don Giovanni Caselli, il mio venerato predecessore, anima di questa celebrazione, che ha vissuto costantemente per Maria, ha cantato Maria, sorridente cantore di Maria, e si popola questa nostra sera della presenza di tutti i lontani, di quelli che non ci sono più, di quelli che hanno vissuto questo giorno, 50 anni, tornano i ricordi come da piani alla prova, ma non un ricordo sterile, un ricordo vivo, un ricordo che possa rincaldare i momenti della nostra fede. Noi che ci identifichiamo con Maria, che troviamo in Maria l'humus della nostra vita, che affrontiamo le nostre radici nella tradizione di Maria, che non sappiamo concepire la nostra diamante senza la presenza di Maria, dobbiamo veramente sentire questa sera come un momento storico, un momento a cui ci siamo lungamente preparati, a cui abbiamo dato la nostra anima, un momento che ci fonde insieme e ci fa sentire comunità, dove Maria si assiste, madre. Ecco il momento per la nostra città, un momento che deve dare al nostro cuore la coraggio, che deve dare alla nostra anima la forza. E mi ritorna sulle labbra il verso del Salmo 56. Voglio cantare a te, voglio inneggiare, svegliati il mio cuore, svegliatemi arpa e pietra, voglio svegliare l'aurora. Non per un inno lirico, io voglio risvegliare l'aurora, ma per ricongiungere questa sera alle ore di domani che verranno, perché dobbiamo ricongiungerci all'aurora, non un tramonto che vede finire questa nostra celebrazione, ma un'aurora che si risveglia, per collegare nel tempo l'oggi e il domani. Perché se nella celebrazione di oggi c'è tanto passato, è vero, ci sono le nostre memorie,
L'arciprete ha continuato affermando che l'avvenire è nelle nostre mani ed è affidato all'impegno concreto di ognuno. Ha invitato a rinnovare l'antico giuramento di fedeltà fatto dai nostri padri a Maria. Ha detto che tutti i suoi 20 anni trascorsi a Diamante sono stati vissuti all'ombra della materna protezione di Maria ed illuminati dal suo sorriso. Ha poi ricordato la grande anima del Papa Paolo VI, del quale da poche ore erano stati celebrati i solenni funerali e che prima della sua improvvisa morte aveva mandato la sua benedizione per la solenne cerimonia dell'incoronazione. Ha concluso dicendo: il cuore e vengono le lacrime che a lungo si sono accumulate. Io ti canto, madre, perché sono dinanzi a te, perché ti vedo, perché sei così questa notte con noi, segno delle albe che verranno. Io canto a te perché sei sempre con noi, soltanto perché esisti, soltanto perché bella come sei, rimani in mezzo a noi, perché sempre ti assidi in mezzo al nostro focolare, regina di pace e di amore, madre di Cristo, madre della nostra Chiesa, madre immacolata, la nostra diamante. Spirito Santo. Viva la Madonna, viva il Papa. Uno splendido stellario d'oro, dono dei fedeli di Diamante, viene offerto alla Vergine insieme a una croce, prezioso lavoro di antichi orafi in oro e acquamarine. Conclusione, esplodono nella notte i fuochi artificiali, mentre scorrono dinanzi agli occhi le immagini esaltanti dei giorni così intensamente vissuti, immagini da conservare gelosamente nel bagaglio dei ricordi per confortare i giorni che verranno.